stanno facendo semplicemente il loro dovere e non bisogna dimenticare che 6 mesi fa la situazione era drammatica e che i problemi del paese non sono ancora risolti. Quindi bisogna andare avanti e sostenerli senza se e senza ma. E accanto a quello che fanno loro, bisogna che in Parlamento siano portate avanti dalla prossima settimana la riforma elettorale, la riforma istituzionale, la riforma dei regolamenti parlamentari. Se faremo questo, la politica recupererà la sua Esattamente. credibilità. E io penso che si stia lavorando con la Germania, che sono degli amici, per convincerli a passare alla fase 2 anche in Europa, cioè alla fase dello sviluppo. Non si può restare a guardare, solo chiedere sacrifici alla gente, ma bisogna anche che adesso in Italia e l'Europa diano una mano per la ripresa dell'economia. Sostegno fatto di piccole ma cose concrete, perché l'Aquila torni ad essere la grande Aquila che era. Basta con le chiacchiere, basta con le promesse, siamo qua a fare una campagna elettorale all'insegna della sobrietà, della concretezza, e quello che vogliamo fare è mantenere rispetto all'elettorato gli impegni presi e le cose che diciamo anche oggi qui. Mi auguro che oggi le persone che vengono come me, che stanno facendo questo lavoro, mi riferisco al segretario del PDL, mi riferisco al segretario del PD, prendono un impegno sulle 5 cose che dirò adesso in maniera molto puntuale: sulla ricostruzione, sulla BPR, su tutta una serie di vicende che riguardano quella città concrete. Non grandi cose, piccole cose, ma molto serie, perché poi si passi dalle chiacchiere ai fatti. C'è una maggioranza parlamentare, bisogna che vengano lì e non facciano tanti slogan. Questi giorni ho sentito tante prese di posizione che poi non si traducono in fatti in Parlamento. Noi abbiamo un dovere di sostegno a questo governo Fino alla fine. fino alla fine del mandato. Non bisogna mai dimenticare in che situazione era il paese fino a 5 mesi fa. Non è che in 5 mesi si ha la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, bisogna andare avanti, cercare di risolvere i problemi del paese, dare una mano al governo Monti, fare le riforme in Parlamento che servono per modificare le regole del gioco prima di andare a votare. Questo è quello che noi stiamo facendo Questa è con la legge puntualità. elettorale. Tra queste è la legge elettorale, non si può più scherzare. La prossima settimana, dico anche il 9, ci sarà un incontro tra i partiti, ognuno deve dire quello che intende fare sulla legge elettorale, ognuno deve presentarsi davanti agli italiani, non nelle riunioni solo, a dire quello che intende fare, perché non è più tempo di scherzare. Riforma del lavoro? Riforma del lavoro, ci sono delle piccole modifiche da fare, ma sono molto ottimista che si facciano in Parlamento, si trova una sintesi. Il problema non è tanto la riforma, il problema è la questione lavoro, bisogna dare una mano, un sostegno allo sviluppo, è quello che stiamo chiedendo al governo Monti, no? Perché l'economia italiana, insomma, vada, riprenda, perché altrimenti poi facciamo veramente anche lì demagogia. Cioè dobbiamo essere concreti nel sostenere l'economia, far ripartire le opere pubbliche, sostenere le imprese non con 81 tipi di interventi come si fa oggi, ma razionalizzando le forme di sostegno alle imprese, sbloccare i pagamenti, ma questo lo si sta facendo, i pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. C'è stato un incontro già l'altra settimana che porterà allo sblocco di 30 miliardi di euro di pagamenti. Bisogna andare avanti con queste cose qua, con fatti concreti. Giorgio De Matteis, candidato sindaco, uno dei punti principali di questa campagna elettorale è il rilancio dell'economia. Qual è la vostra proposta? La rotta che stiamo seguendo è quella relativa alla utilizzazione di risorse finanziarie già esistenti. Oggi ci saranno appunto alcune novità su questi 90 milioni che vengono dalla zona franca, ci saranno novità sul tema dell'accesso al credito, ci saranno novità anche in termini di investimento. Ciò che pensiamo anche necessario mettere in comune una struttura adeguata, capace, operativa, efficiente sull'acquisizione di risorse finanziarie come sono quelle ad esempio dei fondi comunitari. Non c'è nulla che programmi e progetti per accedere a queste risorse finanziarie. Lo stesso discorso vale per i fondi aree sottoutilizzate, sono 607 milioni dati all'Abruzzo, una quota parte destinati all'Aquila, li dobbiamo far rimodulare in modo tale che ce ne siano alcune aggiuntive per quello che ci riguarda, ma tutto questo è possibile con dei progetti. Naturalmente l'utilizzazione dei fondi CIPE, una quota parte da destinare alle grandi aziende, mentre come dicevo prima i 90 milioni andranno sulle piccole aziende, quindi come vedete grandi possibilità reali di intervento in termini brevi, la possibilità di utilizzare soldi veri, non raccontare favole agli aquilani, dire anche che il sindaco Cialente
che si lamenta tanto dei vari governi, anzi del governo precedente in particolare, oggi si regge in piedi perché il tanto vituperato governo con Letta gli ha permesso per almeno 2 anni ad oggi di coprire i buchi di bilancio con entrate aggiuntive straordinarie da parte dello Stato. Questo lo dimentica perché naturalmente non gli fa comodo, così come fa comodo non dire che in questo momento ci sono spese incredibili per aumento di livelli, per assunzioni fatte pochi giorni prima delle elezioni. In altre epoche questo sarebbe stato sufficiente per far capire, e lo spero sia anche oggi, ai cittadini aquilani come vengono presi in giro da questi signori che giocano e speculano sulle difficoltà delle persone, sulle disgrazie economiche delle persone. Questo è indegno che accada qualche giorno prima delle elezioni. La credibilità è anche quella di fare le cose quando non c'è la possibilità di confonderle, quindi qualche mese fa avessero fatto certo tipo di interventi sarebbero stati credibili, oltre alle inaugurazioni false, il piastrone lì giù a Piazza d'Armi ne è un esempio, qualche striscia pedonale, questo credono possa servire a togliere dalla mente gli aquilani, ad esempio, che l'anno scorso, il 9 giugno, il sindaco Cialente, firmando un'intesa che permetteva al Comune dell'Aquila di avere risorse aggiuntive da parte del Ministero dell'Economia sui centri storici per le attività produttive e sulle seconde case, a patto che redigesse il piano di ricostruzione, non avendolo fatto ci ha determinato un danno con la perdita di centinaia di milioni. Questo è quello che è stato questo governo fino ad oggi, questo è il governo del provvisorio, l'auditorium di Piano, la piastra a Piazza d'Armi e via dicendo, tenendoci ormai fuori da quello che è il contesto del panorama nazionale, di quello che sta accadendo e di quello che potremmo fare, con un rapporto nei confronti del precedente governo e dell'attuale governo, oserei dire da zerbino, e questo naturalmente non lo possiamo più accettare perché un'amministrazione credibile e un'amministrazione autorevole non è lo zerbino di nessun governo, meno che mai in questa città dove c'è bisogno di un'amministrazione forte, autorevole, che sappia far valere la propria progettualità e la propria non conflittualità e la propria capacità di unire e non dividere. Tutto qui è la differenza tra noi e loro. Cosa prevedete per la chiusura della campagna elettorale? Venerdì ore 19 in Piazza Duomo tutta la città è invitata a partecipare perché ci sarà da ascoltare cose estremamente interessanti e da vivere insieme un momento tale che consenta a tutta la città di unirsi e non dividersi.